Reggio Emilia è la città del tricolore, del senso civico e del benessere diffuso. In quest'area straordinaria per operosità e innovazione è nata e si è sviluppata Unimedia Group, l'azienda editoriale leader in Italia nel settore delle guide locali e servizi al territorio, dirette da Maurizio Costanzo. Nel giorno del festeggiamento per il 201° anniversario del Vessillo Nazionale, il gruppo ha presentato con grandi ospiti un nuovo progetto editoriale gratuito destinato a tutti gli italiani. Oggi lanciamo la distribuzione via mail di una newsletter che parte con 500.000 utenti e raggiungerà alla fine del mese 1 milione di utenti. È un quotidiano in realtà, è una testata telematica che arriva ogni giorno tramite mail con tre notizie, le tre notizie più importanti del giorno, e poi viene approfondita tramite un sito internet o tramite un giornale, un PDF che viene scaricato dagli utenti, che possono avere con uno strumento nuovo, perché questo giornale che arriva tramite internet è continuamente aggiornato. Quindi quello che si scarica alle 3 del pomeriggio è diverso da quello che si scarica alle 4, hanno per la prima volta finalmente un nuovo strumento di formazione che è pienamente in linea con quello che si dice, e cioè con il 2008, anno del sorpasso di internet sui media. Sono molto felice di essere qui, sono molto felice che sia stata io chiamata per essere, insomma, qui la testimonial. Credo molto in questa iniziativa perché è un'iniziativa appunto che va e che incontra, insomma, i cittadini, e quindi sono, siccome faccio parte anch'io dell'informazione, insomma, sono molto felice. Penso che Flavio sia un uomo fortunato se sposerà me, no? Scherzi a parte, non c'è una mossa vincente, come magari è stato colpito dalla semplicità, perché magari un uomo come lui, che è viaggiato, conosciuto, ha vissuto comunque in un certo modo, aveva bisogno a un certo punto di cose semplici, e forse sono riuscito a dargli quella semplicità che magari in altre persone non aveva trovato. Reggio Emilia è un tessuto socio-economico che ha risposto da subito alle idee e al nuovo modo di comunicare di Unimedia Group, ed oggi anche le istituzioni si sono accorte del potenziale di Tiziano Motti. Per me è un onore poter essere presenti alla presentazione ufficiale di Guide per il Cittadino. Si parla tanto di mettere il cittadino al centro del sistema, il cittadino libero, ma il cittadino è libero se conosce i propri diritti e i propri doveri. Credo che simbolicamente rappresentare questo nel giorno dell'anniversario della festa del tricolore, che pochi in Italia ricordano ma che è la vera festa italiana, e nell'anno in cui si inaugura il 60° anniversario della Costituzione, sia molto importante. E tutto questo ad opera di un editore molto brillante, molto giovane, che ha saputo fare degli strumenti di comunicazione moderna, i blog, l'associazione, i giornali via internet, uno strumento fondamentale. Io ho avuto l'onore, la fortuna di essere nella Commissione Nazionale delle Carte dei Servizi quando furono istituiti, e credo che questo passo avanti sia un passo di grande democrazia e di grande utilità per tutti. Signore e signori, Massimo Giletti. Massimo Giletti alla convention di Unimedia Group, siamo a Reggio Emilia, sei un ospite fisso ormai. Sai, io scrivo per il giornale di Reggio, quindi c'è un rapporto quasi di affetto con Tiziano Motti, che è l'editore di questo giornale e di queste grandi iniziative, soprattutto sulla guida per i diritti dei cittadini, quindi c'è un legame forte. Sui discorsi etici esco fuori da una domenica in un'arena abbastanza, che ha creato qualche problema, nel senso che ha avuto la forza, secondo me, di dire una verità. In questo periodo in cui aumenta tutto, dal gas alla luce, alle ferrovie, alla benzina, gli unici che si sono aumentati lo stipendio sono stati gli onorevoli senatori. Questo non va bene. Se la politica vuole ritrovare un rapporto con i cittadini, deve fare un passo indietro, deve rinunciare ai diritti, ai privilegi,
se no parliamo di casta, invece il politico deve essere polis, cioè il rapporto con la città, col cittadino, e i diritti dei cittadini devono venire fuori, noi non dobbiamo aver paura di usare e far forza con i nostri diritti, se no ci fregheranno sempre, e quindi queste guide stimolano il cittadino, perché uno le prende, va a leggerle e capisce che non è un suddito, ma è un cittadino, che è una cosa diversa. La forza trainante che ha permesso ad Unimedia Group una simile mole di successi e la prossima quotazione in borsa è la rete commerciale. È presente in 450 comuni d'Italia e raccoglie sul territorio le risorse necessarie a pubblicare oltre 3 milioni di guide che vengono lette da 9 milioni di italiani. Per questo al centro di ogni evento è grande l'importanza che il gruppo dedica ai propri uomini e donne. Nessuno ha mai parlato in modo reale di diritti del cittadino. Quindi Tiziano Motti è stato ospite fisso della mia trasmissione Vivere Meglio, perché credo che per vivere meglio bisogna rispettare i diritti del cittadino, non imporre solo i doveri. Se poi uniamo queste iniziative alle guide che capillarmente raggiungono ogni posto, ogni paese, anche il più piccolo, ne esaltano le proprietà di quel luogo, le bellezze anche naturali, non escluso, le capacità imprenditoriali di tanti comuni che non si conoscono, è anche un modo per conoscere di più l'Italia, direi. In più non scordiamoci, c'è l'adesione delle forze dell'ordine, cioè Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, o Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, così non si offende nessuno, e in più c'è questa adesione alla Presidenza della Repubblica, in più oggi abbiamo la presenza del Presidente della Commissione d'inchiesta sulla sanità. Mi piace notare che piano piano, anzi non troppo piano piano, si stia sempre di più espandendo nel nostro Paese, spero anche all'estero, l'attività di Unimedia Group, perché credo siano un vanto per la nostra nazione. Scusate, io non dico paese, dico ancora nazione. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Debuttiamo oggi con 4 minuti, siamo presenti in rete già da qualche mese, raggiungeremo attraverso l'invio di newsletter a 1.150.000 indirizzi in Italia altrettanti lettori ai quali dare un'informazione nazionale. Oggi debuttano i siti a livello emiliano sull'asse della Via Emilia, Reggio Emilia col giornale di Reggio.it che è già inviato a 20.000 indirizzi, Modena, Parma, Bologna sono in arrivo, entro la fine di febbraio saremo online. Sono contento perché al di là della grande motivazione che abbiamo raccolto, e per questo ringrazio anche i nostri ospiti che sono stati non solo ospiti ma anche amici e in qualche modo coinvolti dalla situazione, quello che è stato chiaro e che è emerso anche proprio dalla partecipazione attiva di tutti è che quello che stiamo facendo è importante, perché la nostra operazione multimediale, il nostro essere con i nostri quotidiani non solamente in edicole sulla carta ma anche online e con le nostre guide arrivare a milioni di famiglie, rende i cittadini maggiormente liberi. Quindi questo concetto che noi abbiamo fatto proprio, ma che siamo riusciti a trasmettere a tutti, rende quello che facciamo non solamente importante come business, perché non dobbiamo dimenticare che noi non siamo un'associazione no profit ma siamo un gruppo commerciale, ma rende importante il senso di quello che facciamo per l'utilizzatore finale, cioè il cittadino. You love.